Buongiorno ragazze! Qui dalla Siberia vi dico che c'è un vento che spazza via, perfino quelle grosse, dunque mi spazza via. E niente ragazze, volevo salutarvi, augurarvi il buongiorno. E oggi sono a casa, che novità. Speriamo che qualcosa si sta sbloccando, qualcosa nell'ingranaggio. Sapete quando l'ingranaggio inizia, che te gli metti un po' d'olio, un po' di grasso, e inizia a girare bene, un ingranaggio di quelli che era proprio fermo. Sembra che... vediamo. Speriamo, io la fine dell'anno lo passerò con le richieste migliori. E vediamo che il prossimo anno porti queste cose che mi interessano a me. Salute e lavoro, prima di tutto. Perché se hai quelle due cose hai già tutto. Se invece incominci... Io, quelli che dicono, ah no, è più importante la salute che il lavoro o i soldi, per dire, no? Perché si lavora per i soldi di fondo. No, sono tutte e due che combaciano, perché se te non hai la salute non puoi lavorare. E se non puoi lavorare non hai neanche i soldi per curarti, perché sono tutte e due che combaciano, combaciano, si uniscono le due cose. Dunque bisogna averle tutte e due, tutte e due. Se non hai il lavoro ti va via la salute, perché impazzisci senza il lavoro, e dunque ti va via la salute, e dunque combaciano le due cose. E voilà, adesso ragazze, mi tiro insieme perché devo ancora lavarmi la faccia. Sono le 7:25, Mati è andato via adesso, perché lo accompagno sempre fuori. Oggi vado io a cioè io a prenderlo, gli vado incontro, così mangiamo insieme una piadina, andiamo lì alla piadineria. Se riesco filmo un attimino, se non c'è proprio pieno, pieno di gente, che insomma, perché ci sono tanti ragazzini, dopo non so se va bene. Poi lui va a fare queste... Allora, praticamente il professore di matematica dà delle specie di ripetizione una volta al mese. Magari un argomento lo mette più a lo approfondisce. E allora Matteo ha chiesto di poter andare. Vai, ben venga, finché vuoi fare queste cose qua di scuola, sono tutte buone. E niente, andiamo insieme, poi dopo io torno indietro con lo zaino e lui invece gli porto la borsettina, speriamo di non dimenticarla, ragazza, perché se la dimentico mi sparo in testa. E Vittor, che mi tocca tornare a casa. E con quella roba ci va poi a ste ripetizioni. Poi devo pensare anche ai regali, le cosine, perché ancora non ho preso praticamente niente. Vabbè, Amati, mi manca ancora una cosina che vorrei, e vedere, cioè due cose che devo sapere se sono arrivate o no. E invece poi la nonna, l'altra nonna, che sono le due pe, e papà di Matteo, poi lo sceglierà Matteo. E basta, perché i regali che faccio sono questi qua, perché io anche con le mie amiche, cioè lo sanno tutte quante, che non è che... E la stessa cosa, io non voglio niente da nessuno, perché a me se no dopo mi sento a disagio, non riesco. Per me il Natale è un'altra cosa, non è i regali, non è ricevere regali o dare regali, è proprio il senso della famiglia, del poter stare con la mia mamma, del stare col Matteo, giustamente, perché Matteo viene prima di tutto. Ah, non so più chi è che di voi mi ha scritto, non devi avere pensieri perché hai Matteo, ma io i pensieri proprio ce li ho, io prima non ne avevo pensieri prima di aver Matteo. Io ho iniziato proprio a avere più pensieri, a essere più giudiziosa anche, non che prima ero chissà che, però prima pensavo per me, non dovevo preoccuparmi di qualcun altro. E dunque, giustamente, tornando sempre al stesso discorso, se ti manca il lavoro, il mio pensiero va a Matteo, e dunque i miei pensieri alla notte, la maggior parte sono proprio la questione del lavoro, perché il lavoro è una cosa che, se non hai questa sicurezza, ti manca proprio già una base, un pilastro, una cosa portante nella vita, è inutile. Soprattutto per le persone magari inquadrate come me, perché sono molto inquadrate, dunque per me è sempre come se vacillo, no? Come se sono su un bilico, su un burrone. Poi lo so, magari uno dice, come se... eppure è così, perché te hai un figlio e sai che anche il suo futuro dipende da te, cioè anche il poter studiare o non studiare. Se io non ho un lavoro che mi permette di pagargli gli studi, Matteo non deve studiare per colpa mia, per l'amor di Dio. Sono sicura che papà gli verrebbe incontro, però io la mia parte la voglio sempre fare come ho sempre fatto, anzi di più di quello che dovevo. Io voglio sempre poter fare il massimo che posso per Matteo, e basta. Poi si vedrà.
E dunque per quello che dico, quando dico sono pensierosa, sto pensando, non è sempre riferito a una persona o qualcosa, cioè, perché magari tante persone poi dopo possono sempre pensare che sia quello. Sì, magari si chiude un'amicizia che ti fa star male, magari ci sono rimasta male perché pensavo che era un'amicizia magari che durava di più, o magari cioè, fai una conoscenza con una persona, però queste sono tutte... Sono cose meno importanti rispetto sempre alla stessa cosa che è il lavoro e la salute. Quelle sono, ecco, quando io ho dei pensieri proprio che sono pensierosa da togliermi il sonno è per il lavoro o per la salute, perché se no per amicizie e cose non è che perdo il sonno, ci rimango male, ecco. Volevo solo fare una precisazione perché, cioè, giustamente per me Matteo è tutto, e se io ho dei pensieri... È proprio per Matteo, perché se no l'avrei presa sicuramente più alla leggera, perché avrei detto, vabbè, adesso hai pochi lavori. A parte che se era tutta un'altra situazione anche la mia vita, perché sarei ancora nello stesso posto dove lavoravo prima di sposarmi. O magari chissà dove sarei, non so cosa mi avrebbe portato il futuro se avessi preso un'altra scelta in quel periodo, se le nostre strade del papà di Matteo e me, cioè se fra noi non ci saremmo incontrati, se fossero prese due strade diverse, chissà adesso dove sarei, cosa farei, ecco quello che vi sto dicendo, no? Comunque in questo momento della mia vita la cosa importante è avere un lavoro per il Mati, per dargli la sicurezza più che altro economica. Questo telefono avrà traballato, chiedo scusa che io faccio così perché ballo, perché non riesco a tenerla ferma così ferma io una mano. E boh ragazzi, adesso vado a prepararmi. Eccoci qua ragazzi, i lavori li ho finiti, sono andata anche a pulire gli spogliatoi, adesso vado su sopra un attimo dalla nonnina così gli faccio qualcosina. Adesso ho iniziato con una stanza, cucina fatta, salottino fatto, sala fatta, corridoio fatto, tutte le scale a scendere fatte. Adesso mi mancano due stanze, i due bagni, il corridoio e un altro localetto, così almeno è tutta sistemata anche sopra, poi vabbè fuori il balcone, ma quello lo faremo poi dopo, lo lasciamo per ultimo. E niente ragazzi, qua mi sono sporcata, non so cosa, con una penna, stavo colorando delle cose, vabbè. Poi mi preparo e vado ad Almati e se riesco vi filmo. Quando, beh, intanto che magari mi preparo, giro un attimino insieme a voi. Vado su ragazze. Eccoci qua ragazzi, siamo in bagno, adesso mi preparo perché è mezzogiorno e 10 e così almeno dopo vado a prendere, vado incontro al Mati, andiamo a mangiarci qualcosa insieme, poi lui va e io torno a casa. Devo passare da qualche parte a prendere quelle pile, mi servono le pile stilo per alcune luci e gli addobbi sono quasi finiti, Sono andata su da nonnina, gli ho fatto un sacco di lavori, mi lavo i denti. Ed ecco lavati i denti, adesso mi lavo la faccia e uso questa qua, la mousse, questa qua, che è troppo buona. Questa qua, è da casa, Caudalie. Mi viene sempre da dire ca, invece è Caudalie. Oggi vi ho messo la recensione di quella di novembre, come mi ero trovata. Infatti sto usando le goccine della Nu. Vedete queste, sono troppo buone, veramente. Ma proprio mi piacciono un sacco. Infatti penso che se le finisco così, quando le finisco, a parte che ho capito che in quella di dicembre dovrebbe esserci anche di qualcosa, sempre per il viso, per la pelle, come crema, vediamo. Perché l'ho visto dal video di una ragazza che l'ha già recensito lei. E questa poi cosa mi metto? Mettiamo l'altra. Adesso mi metto soltanto un po' di fondotinta perché non mi va di andare in giro proprio bianca cadaverica così. Mettiamo sempre il mio solito fondotinta, quello della L'Essentiel. Troppo buono questo fondotinta. Però forse dovevo prenderlo una tonalità un po' più scura, perché mi sembra che mi fa un po' bianchina. Adesso il prossimo che prendo, quando me lo compro, lo prendo leggermente più, un pochettino più scurino o più, boh,
diverso il colore. Sembra che questo qua è troppo bianco per me. Però importante che copre i difetti, eh. Fondotinta serve poi a quello, fondotinta, correttore. A me non piace neanche quel trucco esagerato che non riconosci più la persona, perché sennò tanto vale, cioè devi pensare che poi io faccio una vita talmente normale che non è che io vado in giro che appena mi alzo mi metto su tutta quella roba sulla faccia. E le persone poi dicono, e questa chi è? Non è la stessa, perché giustamente se ti trucchi sempre dalla mattina, cioè che ti metti tanto trucco, cambia tutto, lo sguardo cambia tutto. Mi piace un trucco leggero che nasconde i difetti ma accentua i pregi. Vediamo questo, andiamo a coprire un po' le borse, vedete qua, leggermente, poi queste qui, le gallinelle, sono rughe d'espressione, anche queste. Queste sono le rughe, quelle che, delle grimace, come dico io, quando faccio tutte quelle facce. Queste anche. Boh, un po' meglio di com'era. Adesso lo mischiamo bene per nascondere un pochettino. Spengo e accendo perché per me, vedete, a me sembra di essere più bianca di, boh, vabbè. Adesso vado a mettere un po' di terra, così almeno voilà. Poi mettiamo questa qua, però vorrei provare una volta questa qua della bottega, che era quella che mi ha mandato la Stefi. Vediamo un po' come mi trovo con questa qua, eh. Usiamo quello grosso, vediamo un po' com'è. Tanto che accendo perché così vedo meglio. Metto così perché vorrei che fosse troppo scuro per me. Beh, secondo me già così va bene. Perché troppo, ve l'ho detto, a me troppo non piace niente, troppo. Sopra gli occhi cosa andiamo a mettere? È giorno, non voglio mettere una cosa esagerata anche lì perché non mi piace. Vediamo se c'è qualcosa di... Queste sono troppo. Però potrei usare questo, vediamo un po'. Tanto al massimo c'è ancora tempo. Sì. Sto curando il tempo perché non voglio arrivare in ritardo, che Mati dopo dice dov'è. Un po', allora mettere un po' di questo qua, ecco, vediamo un po' qua la base, dopo, ecco qua la base, e questo qua, ecco qua. Poi ho visto che ne ho uno più chiaro e vado a mettere quello lì più chiaro, ecco qua, mettiamo questo, ok. Dopo vado a sfumarlo e mettiamo un po' di questo che è leggermente più chiaro qua sopra, ecco così. Dentro nella fessura, ecco così. E anche dalla stessa parte mettiamo la stessa quantità. Qua nella righetta ragazzi, nella righetta. Oh, ma che pazienza che avete, ma come fate per tutta sta pazienza? Bravi. Mi siete di sostegno, ragazze belle, neanche lo sapete voi. Buono. Ecco.
Poi, un po' di chiaro, questo qua, ecco. Sulle scale c'è la gatta che vorrebbe venire dentro, ma non la faccio entrare perché poi dopo devo andare via e da sola con i gatti non la lascio. Perché poi dopo si tirano giù la pelle, ma no, non per lei, non ho paura per lei, ho proprio paura per i gatti, perché me li tortura, perché è una torturatrice. Adesso andiamo a sfumare. Come sono capace io sempre, eh. Le truccatrici esperte non si basino su questo video, non mi calcolino proprio. Mi guardino solo quelle che non sono capaci a fare il trucco, che vogliono provare anche loro come me a farlo, ecco. Ma se no, quelle che sono esperte cambino immediatamente video. Cosa ne dite? Vediamo un po' con la luce normale. Mi sembrano sempre diversi. Sì, così va bene. Boh. E gli occhi li abbiamo fatti, eh. Abbiamo pochissimo tempo. Sopracciglia. Questa è una matita fenomenale. Ma infatti più di una persona mi ha detto, ma è un tatuaggio? No, no, le sto ripassando tutte con la matita perché ormai il tatuaggio se n'è andato tutto. Ormai non si vede quasi più niente del tatuaggio. Un annetto, ogni anno dovresti rifarlo, ma ormai l'estetista se n'è andata, io da altri non mi faccio toccare. E dunque lo faccio io. Io ero abituata a lei, tornasse qua, che viene a trovare sua mamma, me lo faccio fare, devo dirglielo. Va bene, poi mettiamo un pochettino di matita, avrei dovuto metterla prima, però mi è venuto in mente solo adesso che l'ho messa. Aspettate, mi suona il telefono. Eccomi qua. Erano per le delle promozioni del telefono. Perché adesso sono passata a TIM, no? E allora adesso incomincia Vodafone a farmi delle offerte, no? Perché hanno visto che non sono più da loro. Benissimo. Sì. Quando ero da loro gli chiedevo, mi trovo bene con la TIM, eh. Adesso ho fatto una promozione, sono, mi sembra, 12 euro al mese, ma prima mi facevano pagare 26 euro, ma sono pazzi, eh. Gli avevo detto alla Vodafone, trovatemi un'offerta migliore. Ah no, signora, non ce n'è. Se ha un amico da mandare in Vodafone, gli facciamo 9 euro al mese. Detto, ah, un amico a 9 euro al mese, un'amica, no? E a me invece mi dite che non ce n'è. E boh, e dunque sono passata a TIM. Ecco. La sentite la gatta? Che non è messo bene. Beh, mi sembrano belli, eh. Adesso cosa mi manca da mettermi solo? Mi metto soltanto questo qua, che è quello che c'era nel calendario dell'avvento. A posto. Benissimo. E siamo pronte. Adesso mi vesto, ragazze. E poi ci siamo. Ragazze belle, poi oggi non ce l'ho fatta più a salutarvi perché dopo veniva tardi e niente. Adesso è sera, sono tranquilla, sono qua sul divano. Adesso un attimino vado a letto. Mati è già in stanza. Il gatto è qui. Jay. Jay. Ciao amore. Ciao. Quanto sei bello.
Quanto è bello. E niente, ragazzi, io vi do la buonanotte con l'albero di Natale, col mio gnometto. Lì c'è il cassetto aperto perché ho registrato un altro video. E niente, adesso ho preparato un video, vediamo se me lo lascia caricare. Se lo lascia caricare poi ve lo dico. E niente, con l'alberello di Natale vi auguro tante tante cose belle, ragazze. Buonanotte, al prossimo video. Ciao ciao!